Oggi, ragazzi, argomento super interessante. Parliamo di come costruire un team, per quanto riguarda il dropshipping vincente, come costruirsi un impero attraverso il dropshipping e vedremo tutte queste belle cosine che oltretutto sto facendo anche io, live e anche oltretutto molti miei studenti, stanno facendo. Ok, ciao ragazzi, ciao ciao ciao. StreamYard top, ok, perché fa sia streaming su YouTube che Facebook. Ottimo, vedo che state entrando benissimo. Allora, oggi ragazzi parliamo proprio di questo argomento perché mi è stato chiesto, mi stanno bombardando di DM, mail, persone, imprenditori, eccetera, che vogliono investire nell'e-commerce, eccetera, di come costruire un team vincente per quanto riguarda il drop. Come ben sapete, io ho un team dietro, ok, per quanto riguarda il dropshipping, nel senso io faccio da investitore, li ho formati direttamente oppure sono usciti dai miei percorsi formativi e poi sono stati ripresi per la formazione. E aspettate che levo le notifiche WhatsApp qui, altrimenti è un casino. E quindi così, ok, molti imprenditori me lo chiedono, ovviamente non capiscono alcune cose e oggi andremo a trattare proprio questo argomento. Ora, molte persone neofite si chiedono come costruire un team per quanto riguarda il dropshipping vincente. Il discorso qual è, ragazzi? Che in primis voi dovete incominciare a costruire e soprattutto se siete poveri in canna non potete assolutamente costruire un team del drop perché non avete budget, ok? Perché avere un team per quanto riguarda il dropshipping che vi testa prodotti, che ogni giorno vi testa due o tre prodotti, ve li mette in test, vi spende budget, vi apre account pubblicitari, vi spende soldi, eccetera, eccetera. Comunque è un costo, ok? Alcuni store possono andare in profit, alcuni possono andare in negativo. Ovviamente l'obiettivo principale è trovare sempre dei prodotti che vadano alla grande, ok? Per poi scalarli in dropshipping, perché attualmente si possono scalare anche store in dropshipping senza alcun problema, okay, senza problemi, quindi potete fare anche 100.000 euro, 200.000 euro di fatturato, ma anche 500.000 senza problemi, solamente attraverso un agente, ad esempio. Okay? Vi faccio un esempio banale: guardate il sistema di logistica anche di store come Shein, okay? Nicchia abbigliamento. Nicchia abbigliamento, cioè abbiamo Shein che oltretutto ha l'app più scaricata in assoluto nel 2020 e se non sbaglio anche nel 2021, quindi cioè, immaginatevi voi, cioè nicchia e-commerce dall'app più scaricata, cioè di tutte, una roba folle. E guardate loro, cioè il pacchetto è molto semplice, molti prodotti possono essere semplicemente, cioè nella maggior parte dei casi, molte volte la gente vi può brandizzare ad esempio il packaging, ok? Semplicemente il packaging, mettere il prodotto dentro e non avete un private label, ok? Però comunque state facendo drop brandizzato, ok? Perché almeno il packaging, l'app più scaricata d'America, sì, ma scendi chi è? O non inizi nemmeno, esatto. Comunque, il packaging può essere brandizzato e non avete un private label vero e proprio, una logistica interna, un contratto con GLS, uno stock che vi sta magari in Italia, eccetera, eccetera. Però comunque la gente vi spedisce il prodotto brandizzato in parte, cioè vi sta brandizzando il packaging. Noi stiamo facendo così, soprattutto per i prodotti in test. Non scalo più in dropshipping attualmente, ma vado attualmente con il mio team. Andiamo a individualizzare i prodotti che convertono parecchio, che c'è al mercato, una forte richiesta di mercato, che convertono veramente bene. Oltretutto, sto facendo uscire un video YouTube dove vi mostro anche i miei account pubblicitari, i risultati attuali di qualche account pubblicitario, ve li mostro live, ok? Alla faccia di chi dice che io sto portando problemi, eccetera, eccetera. Probabilmente il mio team ve lo mette domani su YouTube. Account pubblicitari live. Non me ne faccio vedere uno, me ne faccio vedere 4 o 5 delle CPA veramente, veramente ridicole. Porca miseria, ve le faccio vedere live su un account pubblicitario. Non mi ricordo, ve l'ho registrato oggi. Penso domani il mio team ve lo mette su YouTube. Su un brand, su uno store, abbiamo fatto con 3.000 euro 20.000 euro, cioè immaginatevi voi, e non l'ha tracciate neanche tutte le vendite, quindi immaginatevi voi che conversioni abbiamo attualmente. Semplicemente perché le persone, ragazzi, che acquistano online sono scoppiate, cioè c'è un gap, veramente c'è uno spazio talmente grande fra le persone che acquistano online, che sono schizzate alle stelle, e le persone che vendono online. Ovviamente, anche ad esempio, abbiamo venduto tantissimi,
accessi a Summer Advanced Training, quindi il percorso formativo più grande in assoluto, mai lanciato, più di 300 lezioni, prodotti digitali, fisici, il coach dedicato, eccetera, è ovvio che usciranno persone esperte che venderanno online. Ok, però voi non capite che ci sono talmente tante persone che acquistano online rispetto a quelle che vendono, che veramente c'è, non dico che c'è spazio per tutti, ma hai voglia a te, e sempre più nel tempo acquisteranno online le persone. Cioè, io ho delegato anche la spesa, ad esempio, la mia assistente me la fa online, ok? Se c'è qualcosa da comprare, si fa online. Cioè, posso uscire per il ristorante, ma ormai tutta la maggior parte ho ordinato dei pezzi, cioè i freni della macchina, sono anche più andato al meccanico, me l'hanno proprio il freno, perché devo cambiare il freno, si è rotta una roba alla mia Huracan, e l'ho ordinato online, ok, da Londra, e quindi si acquista tutto online. Comunque, ritornando al discorso del team per quanto riguarda il drop, è molto importante, sì, perché ormai so già di essere il primo, esatto, voi non dovete essere migliori, dovete essere i primi, signori, ok, i primi, fine. Il discorso per quanto riguarda il team del drop, all'inizio non potete farlo, ok? Non potete farlo, soprattutto se non avete budget, perché vi serve budget, ragazzi, ok? Vi serve budget perché le persone, il team comunque che testa, eccetera, vi, non dico che vi prosciuga le carte, a me le prosciugano, ma le riempiono anche. ma mi sentite, ragazzi? Mi sentite il microfono? Si sente bene? I ticket life for life comunque, sì, ragazzi, i ticket, c'è poco da fare. Quanto ci ha messo a fare tanti soldi? Anni, ragazzi, anni. Ok, quindi all'inizio non ve lo potete permettere, e in più, ragazzi, attualmente potete partire in dropshipping voi con le vostre forze. Ok, non potete pretendere di costruire un team profittevole per quanto riguarda il dropshipping, gente che testa, eccetera, perché non avete soldi, ok? E non avete competenze, ok? Immaginatevi, se voi non sapete fare Facebook Ads, non sapete posizionare un brand, non sapete posizionare non sapete mettere un prodotto a mercato, non sapete comunicare, non sapete un cazzo di copy, cioè come fate a trovare persone valide? Cioè come le valutate, ok, nel tempo? Sì, a parte i risultati, ma come le valutate? Come le formate? Ok? Il mio team del drop l'ho formato io, ok? Nel tempo l'ho fatto entrare, ho detto guarda, fai così, così si ottengono i risultati, queste sono le metriche, eccetera, eccetera. Ma l'ho formato io, perché io in primis avevo le competenze, ho tutt'oggi competenze, comunque mi formo, e loro mi aiutano anche a formarmi, perché ovviamente impari molto di più su 100 prodotti messi a mercato che su una persona che testa un singolo prodotto. Ok, hai accesso a molti più statistiche, molti più dati, a molte più metriche, eccetera, eccetera. Il discorso è questo. Ora, molti studenti che stanno facendo soldi, mi rivolgo soprattutto a voi, dovete il prima possibile farlo. Molti miei studenti già, se notate su Instagram, li vedete che stanno mettendo annunci, cerchiamo persone valide, cercasi team del drop, li vedete, ok, i miei studenti che cercano persone e fanno bene, alzaci la scrivania, ragazzi, più alta di così, altissima, e quindi così, ok. Alziamo un altro po', aspettate, ok, bene, abbastanza alzato, ok, io sono 1,80 m e passa, e bella alta, ragazzi, la scrivania, veramente bella, guardate come sto sulla scrivania, cioè una roba folle. Comunque il discorso è questo, ok, quindi questo è, il discorso è molto semplice, ragazzi, per le persone che stanno ottenendo risultati, non potrete a vita, cioè l'obiettivo è fare, ammassare soldi, ammassare budget per potervi permettere di cominciare a costruire un team che faccia le cose per voi, ok? Testare 10 prodotti a settimana per trovare quel prodotto da scalare a 100.000 euro, 200.000 euro, 500.000, 1.000.000, portarlo in private, collegarlo offline, tutta una serie di cose. Ok, lo dovete fare il prima possibile, molto semplice, perché da soli non ci riuscite, a parte il team, costruire customer service, posizionarla in vari settori, portarvi avanti persone. Io ho persone, le persone migliori che sono all'interno del mio team me le porto avanti da almeno un anno e mezzo, ok, però me le sono formate e me le sono costruite nel tempo. Ed è importante farlo da subito, soprattutto ai miei studenti, mi rivolgo soprattutto ai miei studenti con già risultati, ok, persone che già fatturano, non andate avanti da soli, perché poi diventate matti, cioè, ok, diventate veramente matti e non riuscite a scalare poi più di tanto, perché ho capito, sì, il prodotto, però ne dovete trovare altri, ok,
e mentre voi state testando quel prodotto, magari state scalando un prodotto, magari c'è un altro prodotto che è ottimo a mercato e deve essere piazzato a mercato, è lì che dovete uscire con l'investimento, che poi con l'investimento non lo chiamerei neanche sì, è un investimento ma anche graduale, ragazzi, non è che voi mettete 1000 euro subito su un prodotto, cioè incominciate con il vostro agente o con un prodotto stoccato in Italia che ve lo spediscono magari anche in COD, e quindi così, ok? Quindi partite, mettete a mercato anche un altro prodotto e ne scalate due insieme. Il discorso anche di summer, dell'allenamento, vi ho fatto uscire 300 più lezioni, questo perché? Ora, quest'estate ad esempio ci saranno due tipi di persone, ok? Le persone che si staccano un po', ok? Dicono, cazzo, ma anche le persone che hanno fatto un po' di soldi, ok? Cazzo, ho fatto 100.000 euro, adesso mi riposo un attimo. Ragazzi, non c'è un cazzo da riposare, da fermarsi, eccetera, perché ci sono tante persone che vanno avanti, continuano veramente a carburare, a darci dentro, a sparare missili. Quindi voi non vi dovete fermare, ok? Ci saranno le persone che si fermeranno, le persone che tutta quest'estate la concentreranno a scalare, a costruire un team, ad assumere persone, a formare persone, ok? Vi dovete concentrare soprattutto su questo. Il discorso societario, anche le persone che dicono ma c'ho un amico che sta facendo troppo, oppure studenti che si ritrovano all'interno della mia academy, che si sentono, si iscrivono, molti studenti, ragazzi, che hanno successo, si sono messi insieme. Guardate Alessio e Mario, la videotestimonianza che mi hanno lasciato, quelli sono due ragazzi nell'academy che si sono messi insieme, ottengono ottimi risultati, ok? Ed è anche, e questo è anche una potenza assoluta che dovete sfruttare, ok? Quindi magari mettersi insieme, costruire qualcosa insieme, trovare altre persone valide, soprattutto nella nicchia drop, ragazzi, ok? Due menti è sempre meglio di una. Mi raccomando, fatele sotto contratto, ok? Non fate le cose a cazzo, perché poi quando entrano i soldi, se dovessero entrare tanti soldi, poi sapete bene che sulla lunga, sul lungo termine, i soldi possono dividere le persone e non va bene. Fatevi un contratto fra di voi, sul personale oppure aziendale, e mettete le cose ben in chiaro da subito e partite, ok? E quindi così. Leggiamo un po' di domande, ragazzi, siete tantissimi. Oddio. Chi mi può dire la pagina per trovare persone che vorrebbero comprare gli store? Cerca, Paolo, devi cercare online. Ma facevi il magazziniere? Anche, ho fatto il anni e anni fa, magazziniere, ho lavorato dentro al supermercato, mettevo i detersivi sugli scaffali, facevo il barista. E ne ho fatte un po' di tutte. Le persone vedono sempre la punta dell'iceberg. Dove sei arrivato? Cazzo, questo è un privilegiato. Sì, col cazzo. Fatti la vita che ho fatto io e poi mi dici del privilegiato. Ok, 0 euro. Ok, 0 euro. Porca miseria, partito da zero. Ok, io ho fallito con il drop. Non puoi più fallire. La più scregata in America. Esatto, esatto. Inizio. Sì, ho fallito, ma non ho detto che mollo. Esatto. Secondo me Di Luca non lo dice. Shane, ragazzi, si parla di fatturati, di incassi, cioè da capogiro, come Fashion Nova, oltretutto, come Asos. Sono dei brand che volano. Okay, tralasciando Gymshark, brand sì, però ragazzi, Asos, cioè Fashion Nova o Asos. Cioè Asos, ragazzi, c'ha un catalogo che poi nella nicchia abbigliamento, cioè, voi immaginate il team che c'è dietro, perché nella nicchia abbigliamento non è un prodotto, cioè non è tipo Dyson, ok? Perché Dyson sì, c'ha tipo 10 prodotti, ma pensate ad Asos, ok? Che voi scrivete pantaloncino corto e vi escono tipo 1700 risultati, cioè immaginate di quei 1700 risultati ci sono le varianti colore, ci sono le varianti taglie, cioè immaginate che impero, ok? Perché quello è un impero, cioè non è uno store, è un impero, ok? Con un budget di 3000 euro consigli il prodotto digitale o fisico? Fisico, assolutamente fisico, Carmelo. Fisico, ma devi partire. Altra cosa molto importante, ragazzi. Le persone che hanno budget, le persone che hanno budget, ma non sanno nulla di e-commerce, uno, vi dovete formare, ok? Alla faccia di quelli che dicono no, è partito privilegiato, magari molta gente è partita che ha investito 1000 euro, 2000 euro, è privilegiato. No, non è privilegiato. Allora, il discorso qual è? Io vedo molte persone che non capiscono un cazzo, che hanno i soldi, ok? Ci sono tante persone anche con i soldi, che mettono magari 100.000 euro a terra, ma non ci capiscono nulla e perdono i 100.000 euro perché non sanno comunicare, non sanno piazzare un prodotto al mercato, non sanno fare una ricerca di mercato, non sanno fare una ricerca dei competitor, non sanno creare una customer service, non sanno creare un team di vendita dietro lo store, eccetera, eccetera, che perdono 100.000 euro.
Poi c'è lo studente che si è formato ed è praticamente un assassino, uno squalo dell'e-commerce, è diventato uno squalo, che a budget zero incomincia a vendere servizi senza investire un euro, fai i primi 1000 euro, poi 1000 euro, crea il suo primo store. Primo store 1000 euro, fa 10.000 euro, poi prende 10.000 euro, incomincia a stoccare i prodotti, magari ci fa un packaging, mette il logo, fa un brand e arriva a 50.000 euro. Cioè, capite che non c'entra assolutamente nulla, proprio nulla di quanti soldi avete all'inizio. Non c'entra nulla, completamente nulla, ragazzi. Ok? Mi puoi dire un nome di un tuo store? Ce l'hai. Molti store miei che gestisco io, cioè abbiamo Make Money, Publici, The Future, dentro ai percorsi formativi te ne mostro qualcuno, ma i miei store attualmente che sto scalando non te li dico perché sono totalmente privati. Se te lo dicessi, se lo dicessi in live, ci sarebbero almeno 300 persone che venderebbero la stessa cosa. Ok? È inutile per me, anzi molto controproduttivo, ma come i store di miei studenti, ma non ve lo diranno mai, ragazzi, mai. Ok? Vi fate il mazzo, studiate, trovate un prodotto da scalare, trovate la vostra posizione al mercato e poi lo spifferate in giro. Non mi sembra ottimo. Diresti mai un tuo che fattura centinaia di migliaia di euro? Diresti mai un tuo che fattura centinaia? Semmai dopo, quando è posizionato che fa 3 milioni l'anno, sì. Cioè 3 milioni al mese, sì. Ok, ma tipo 3, ecco, 3 milioni l'anno ancora non lo direi, no? Ok. Magari ci può essere un investitore che mette budget e si costruisce un team di esperti e magari ti sale sopra. Non diresti? Errore che hanno fatto molto. Mi escono delle tue pubblicità su YouTube, grande. Ma come si fa a dare uno store un look più da private? Ho delle immagini penose e vorrei darle un brand identity allo store. Fai con Photoshop, in caso ordina il prodotto, fai uno shooting fatto bene. Attualmente ragazzi siamo nel 2021, adesso i grafici fanno delle cose stratosferiche, ok? Vi prendono il prodotto, ve lo aprono sul computer, vi fanno i video che si ricompone, cioè fanno delle cose assurde al computer, non ci avete scuse, ok? Ma ve lo fa anche una persona su Fiverr che ve lo fa pagare 5 euro, cioè è una questione di creatività, ci dovete mettere del vostro anche, non è un... lo potete fare anche senza prodotto. O magari prendi, che ne so, non lo so, c'è un reggiseno, lo vuoi, non lo so, vuoi vendere? Bene, prendi immagini stock, le compri con licenza e ci puoi mettere il tuo prodotto sopra, ad esempio. Paga un professionista su Fiverr, esatto. In questo momento sta in piedi o seduto? In piedi, sto lavorando in piedi, mi trovo alla grande. Sempre seduto, ragazzi, mi diventa il culo quadrato. Non qua notifiche Shopify a gogo, ragazzi. A pioggia. A pioggia. Ok, quanto stai per Nicola? Ma andiamo. Ciao zio, pensi che sia fondamentale avere il COD in private con poco stock? Sì. Sì, sì, sì. Nicola, dio delle tiche, Nicola, ti sentiamo. Ottimo, ottimo. Digital. Iniziato con eBay, cosa ne pensi? Perché devi iniziare con eBay? Fai te. Perché iniziare con eBay? Che ne pensi di crema a base di bava di lumaca da upsellare con un prodotto digitale, ovviamente spend review, prodotto made in Italy? Ecco, riprendiamo anche questo discorso. Ottimo, grande spunto. Ora, molte persone, ad esempio, ora la crema a bava di lumaca, cazzo, io la vendevo pure anni e anni fa in affiliazione, anni e anni fa, e andava pure bene. Attualmente ti stai facendo concorrenza con case farmaceutiche, c'è... È un prodotto che quella nicchia di mercato la compra soprattutto in roba certificata, nel senso va in farmacia o sul sito certificato o se le va a cercare in questi canali qui. Non te la consiglio più di tanto, ok? Però, prendendo conto della tua domanda, dei prodotti digitali upsellati al prodotto fisico. Se voi avete un prodotto fisico lo vendete a 89 euro, ok? Lo pagate 15 spedito, 25 spedito. Ok, per aumentare, ragazzi, il valore della vostra transazione media, tipo crema bava di lumaca, voi potete farvi creare un ebook fatto bene con la grafica, tutte le grafiche dell'ebook, come se sembra un libro che te lo porto proprio a casa, fatto bene di come prendersi cura della pelle sul viso, di come trattare l'occhiaia al mattino, di come levare la cellulite, di come qualsiasi cosa, ok? Nicchia beauty, c'è veramente tantissimo. Se voi lo mettete post upsell
Se voi lo mettete post, scusate, post acquisto, ok, o magari fate un bundle dove lo date a prezzo al 50% in meno, vedrete che su 10 ordini, 50 ordini, 100 ordini, la vostra transazione media si alza veramente tantissimo. Il mio team del drop mette sempre, anche in fase di test, un prodotto in upsell digitale. Lo mette sempre perché, ragazzi, vi aumenta la transazione media. Ok, su 100 ordini voi vendevate il prodotto a 89,99, 89 euro, 89,90, come vi pare, ok? Se voi fate su 100 ordini, vi immaginate su 100 ordini 20 persone che vi prendono l'upsell? Uno, praticamente non avete speso per far comprare anche l'upsell, e due, si aumenta la transazione media, ok? Perché voi avete mandato traffico sempre per quel prodotto, non è che state facendo pubblicità mirata all'upsell, mirata al prodotto digitale. Ok, ci arrivano dopo e dicono: ma sì, cazzo, lo aggiungo al carrello. E in più è un prodotto che loro hanno una soddisfazione immediata perché lo scaricano subito. Ok, comprano il prodotto si mette in spedizione, viene elaborato, poi va in spedizione, arriva al cliente, però intanto già si scaricano l'ebook. Quindi già il vostro store dà qualcosa al cliente, un contenuto da mangiare. Quindi già un prodotto acquistato in fase di checkout e già gli arriva, c'è già una delivery immediata. Ok, molto molto importante. Ho preso flat e poi droppato dopo un po' summer, zio mi ha confuso le idee. E prendi anche summer, al prezzo che è, ragazzi, è una rapina. 10 giorni riaumenta di prezzo, però ecco, con flat, cioè tutta la parte digitale, però con flat, ragazzi, siete full anche con flat. Corso ormai chiuso, se me lo chiedete è chiuso, come e-commerce, dropship elite class, che sono super validi, ragazzi. Continuano ad essere aggiornati e sono molto più validi di prima. Ok, perché semplicemente che le cose che venivano insegnate e gli aggiornamenti oggigiorno funzionano ancora di più, perché c'è ancora più mercato. Ok, ci sono ancora più vendite online e quelle strategie prima funzionavano al 100%, oggi funzionano al 500%. Ok, molte persone non lo capiscono. Ciao Luca, ti ho scoperto ieri, mi sono immerso nei tuoi contenuti. Bravo. Soprattutto nei contenuti gratuiti, ragazzi. Canale YouTube, mettetevi sopra. Millennium è per prodotti fisici, soprattutto perché ha un brand solido. Summer prodotti digitali, esatto. Summer c'è tutto dentro, c'è anche i prodotti digitali, c'è proprio tutto. Cioè, se per qualcuno che non è mio studente prende Summer, a livello mondiale, non ha altra formazione migliore. Non esiste. Ok, soprattutto per tutti i servizi annessi che avete a vita, coach dedicato, eccetera, eccetera. Ok, anche nei corsi americani, ragazzi, non vi danno coach dedicato, cioè sta roba non esiste. Ok, team di esperti, anche di notte che vi aiutano, non esiste sta roba qui. Al massimo vi danno un gruppettino Facebook. Quando finisci l'idea, cosa fai? Non le finisco, mi tengono in vita, ma soprattutto, ragazzi, l'idea... Cioè, ci sono molte persone che hanno tantissime idee e molte persone che hanno meno idee... ma agiscono, quindi da idea diventa progetto e da progetto diventa subito una roba andata a buon fine, ok? Molte persone hanno idee, tantissime idee, non fanno mai un cazzo e non producono nulla e rimangono lì con le idee sul groppone. Invece molte persone hanno poche idee sostanziose, si mettono subito all'opera, partono, fatturano, raggiungono i loro obiettivi e da idea è diventato subito da un progetto valido e partito, ok? Anche le persone, no, perché Luca ti devo parlare di questo progetto, cioè... No, anche no, perché tutti con i progetti, qualcosa di concreto andato a buon fine, cazzo, non c'è mai nulla. Vabbè. Come paghi il tuo team? Il mio team lo pago soprattutto mensilmente, molti sono in fisso, minima parte, ma la maggior parte sono in percentuale. Ma chiedono tutti esperienze, soprattutto nuove tangibili risultati, ma sono all'inizio, qualche annuncio, non ho esperienza, devi acquisire devi acquisire soprattutto competenze e l'esperienza con i primi clienti, è molto facile. E... Madonna ragazzi, quanti siete? Siamo all'inizio, capitava mai di pensare di fermarti quando vedi 0 euro oppure hai avuto... No, mai pensavo di fermarmi, ragazzi. L'unica cosa che proprio non ho mai pensato di fare è fermarmi. A me basterebbe fare anche le prime vendite, magari 100k. Se fai 100.000 euro vedrai che non... Cioè, quando ragazzi vi ritrovate 100.000 euro sul conto, quei 100.000 euro vi assicuro che li vedrete come cazzo non è nulla. Cioè non ci faccio nulla. Ok, anche lì due tipi di persone. La prima se li mangia tutti, ritorna a zero e
va a zero, okay? Quindi aumenta le probabilità di fallimento, perché 100.000 euro vi assicuro che non sono un cazzo, come anche mezzo milione, anche 500.000 euro, cioè se voi non avete 300.000 euro in banca, ragazzi, dovreste essere nel panico, ok? 300.000 euro in banca, ragazzi, è un'assicurazione personale. Molte persone non se ne capacitano di questo fatto, ok? Anche 100.000 euro, una volta che ce li avete lì, li vedete sul conto netti, che avete pagato tasse, cose, eccetera, sono usciti netti, li guardate e dite, cazzo, sono pochi, ok? Cioè, sono veramente pochi. Cioè, le persone non se ne capacitano. E quando ci arrivate, l'altra tipologia di persone sono le persone che dicono, sono pochi, e risparmiamo di più, perché dovete incominciare a risparmiare di più, soprattutto, a guadagnare di più è la prima, è il primo obiettivo, ma anche risparmiare di più, ragazzi, dovete assolutamente farlo, ok? Poi ringrazierete voi stessi in un futuro quando vi ritrovate il risparmio. Una volta che metto il codice prodotto sul mio Shopify tramite Oberlo, ordino, no Matteo, non Oberlo. Oberlo cosa? Di partire con agente privato o stock a terra in Italia? Tendo magari a fare 100k, che a me basterebbero anche 2-3k. Non è così, Francesco. Chi dice a me basterebbe, in genere rimane povero. Francesco, tu punta i 100.000 euro, ok? Poi se ne fai 40, hai fallito, ma stai sempre bene. Non punta, cioè, non ci siamo. Cioè, come ragionamento è totalmente sbagliato. Cioè, io ho sempre puntato al migliore, cioè, 100.000, 200.000, 300.000, 1 milione, cazzo, ne ho fatto 100, sono pochissimo, ho fallito, però... riandiamo avanti, ok? Cioè devi avere di molto pensarla in grande, ok? Cioè devi avere degli obiettivi molto maggiori. Questo ti permette di avere risultati sempre più concreti, tangibili e cioè grossi. Ok? Quanti giorni lasci l'ads accese in fase di test? Sempre. Guarda, ragazzi, domani vi mostro su YouTube, ho fatto un video dove vi mostro tutti. Tipo il 20% dei miei account pubblicitari attivi, vi faccio vedere la live dashboard, soprattutto negli ultimi tempi, perché sarà un video incentrato sull'aggiornamento di iOS. Perché ragazzi, tutti parlano di iOS, ok? Cazzo, nessuno che vi va a vedere dei risultati, cioè che vi dice, cazzo, iOS ha cambiato questo, questo è il mio account pubblicitario. Ok, domani uscirà un video dove vi dico, iOS ha fatto questi cambiamenti, però questi sono i risultati, ve li faccio vedere live. Quindi come la mettiamo? Quindi tutti i video che dicono in giro sono cagate, perché questi sono i miei risultati, cazzo, risultati. Cioè la gente non si basa sui risultati concreti, no, non riesce. Cioè gli piace parlare così, parliamo. Sopra una settimana avevo ROAS 4, oggi punto in bianco, sono ROAS 2, può essere. Tom, non valutare i ROAS, non stare lì sulle metriche, sul quotidiano, ok? Valuta le metriche almeno sui 3 giorni o sulla settimana. Non stare lì. No, ragazzi, non potete. Dovete un attimo, cioè, come dire, quanto fai al mese? Io non la vedo più al mese, quanto riesco a generare al mese. La vedo sul trimestre, la vedo sul semestre, la vedo sull'anno. Ok? Non state lì sul giorno. Che cazzo? Che poi fate anche delle cavolate. Cioè, ho delle persone in consulenza con lo stesso tuo problema. Un giorno ROS 4, un giorno ROS 2. Oddio Luca, ho fatto questo, ho spento. Buono, cioè può essere un giorno. Però sulla settimana magari stavi a ROAS di media 3,5. Andava comunque bene. Quindi buono. Ok. Cioè io non so niente del mondo, del tuo mondo. Ho 18 anni, mi spieghi velocemente dove informarmi e muovermi. Contatta il mio team. Vai sul mio Instagram, YouTube, c'è link ovunque. Da Asos ho comprato anch'io bomba, sì. Hai visto poi, Gabriel, un'altra cosa che hanno fatto ottima su Asos, ad esempio, hanno messo l'abbonamento sulle spedizioni Prime. Genialata. Sì, per noi che abbiamo il flat, la differenza pagare per ottenere millennio completo sarà sempre la stessa. Manuel, ci avete un'offerta speciale all'interno upsell. Sulla destra ce l'hai. Come consigli di trovare una community per parlare di business dropper anche per minorenni? Federico Dropshipping, che tu sia minorenne, non c'entra nulla. Ok, questa parola minorenne non dovrebbe neanche esistere. Ok, minorenne, cioè ci sono molti minorenni che ottengono molti più risultati di un maggiorenne, di un cinquantenne. Ok, se sei un minorenne, bravo, colto nella tua nicchia, raggiungi gli obiettivi, studi molto, lavori molto e guadagni molto di più. Questo è un paradigma, lo spiego anche nei miei corsi, cioè... un minorenne che dal suo computer attraverso la partita IVA all'azienda del padre genera 10 volte il fatturato di
uno che ha 50 anni e sta lì con la zappa o sta lì a costruire le strade, che è sempre un lavoro importante, cioè non sto criticando quello, però cazzo, la gente non accetta il fatto che quel ragazzino generi molto di più i risultati dell'altra persona che si lamenta al mal di schiena. Cioè, la questione del lavorare tanto è collegata al sudore, ok? Le persone quanto sudano, quanto sudore ci mettono. In realtà non è così, cioè, perché anche il ragazzino sta lavorando tanto, però sta lavorando cioè, a livello monetario, in termini di risultati monetari, di soldi, di numeri, quel ragazzino sta andando molto, perché semplicemente è più furbo, è più smart. Ok, non dovete lavorare di più a livello di sudore, ok? Dovete molto più utilizzare la testa. Ok, che tu sia minorenne, cioè in Italia i minorenni bravi che ottengono risultati grandi dovrebbero fare le statue. Ok, non capisco questo discorso che negli Stati Uniti minorenne ha costruito minorenne è riuscito a costruire un'azienda in dropshipping, ha assunto il padre, la mamma, lo zio, il nonno e il cugino, li ha messi in contabilità, li ha messi in logistica, li ha messi in customer service, eccetera. Grande, ha fatto 2 milioni l'anno. Ok, invece in Italia, cazzo, un minorenne ottiene un risultato, tutti che lo azzannano, cioè, no, ma lui dovrebbe andare a scuola, no, ma lui dovrebbe uscire con gli amici, si dovrebbe fare le canne sul muretto. Cagate, non è vero, è falso, un esempio sbagliato. Ok, quindi se tu sei un minorenne che studia risultati, vai avanti. Ok, se non trovi gruppi dropship, i tuoi gruppi dove studiare sono uguali a quelli dei maggiorenni, non hai nulla di meno, nulla di più, vai, sei uguale. Ok, quanti private label e dropshipping hai? Dropshipping in test, tanti private label, tanti, sono tipo 15 store all'attivo. Consigli per 14 anni, stesso. Secondo te finirà il mondo degli acquisti online? Mai. Cioè, semmai finirà e sta finendo il mondo degli acquisti offline. Che ne dici, Giuseppe? Cioè, a me ormai sembra ovvio. Cioè, lo dicevo 2 anni fa e non ci credo. Poi l'anno dopo, cazzo, effettivamente. Poi ci troviamo in quest'anno che, cazzo, anche a livello di formazione io ho avuto un picco, perché ovviamente più persone vogliono imparare a vendere online. Perché? Perché vedono tante persone che acquistano, ok? Vedi tua mamma che cazzo prende una cosa al giorno su Amazon o su un sito, eccetera, si fa arrivare roba, dici, cazzo, ma io non voglio essere dalla parte del compratore, io voglio essere dalla parte del venditore. Immagina quello store quanti soldi fa, quello store che ha inviato quella merce a mia madre, a mio cugino, a mio prozio, ok? Siete voi che dovete decidere da che parte stare, ok? È come su Instagram ci sono le persone che creano contenuto di valore e le persone che io li chiamo i visualizzatori, che stanno lì e visualizzano le storie. Ora capisco visualizzare le storie magari di un mentore, pagine motivazionali, pagine che vi danno skills, contenuti, tips and tricks di qualsiasi cosa per quanto riguarda il vostro obiettivo, sono d'accordo, ma le persone che stanno lì a vedersi l'influencer che si fa i selfie, quella che mostra le tette, quella che si fa la doccia, quella che mostra le chiappe, e quel ragazzo figo su TikTok, le persone così sono i visualizzatori che stanno lì, si rincoglioniscono, chiudono il telefono e dicono, cazzo, ma cioè, mi sono rincoglionito, cioè io sono fuso in capoccia. Ok, siete voi che dovete decidere anche da che parte stare, anche la parte dei compratori. Cioè, io compro tanto online ma vendo 100 volte tanto online. Perché consigli prodotti broad in dropshipping? Che senso? Prodotti broad, sicuramente non sono un po' contro quelli stagionali. Ok, finisce l'estate, cosa fai? Finisce l'inverno, cosa fai? Ti dai lo store in testa. Meglio un prodotto che venda tutto l'anno. O un prodotto che prevale sull'estate, prevale sull'inverno, ma anche nelle altre stagioni o nelle altre parti dell'anno vende. Lo conosci troppi, mi dai un parere? No, conosco. Inizio per una settimana, avevo... Ok, all'interno del corso vi parla di COD, anche Nicchia Beauty qualche consiglio. Nicchia Beauty qualche consiglio, che ti devo dire? Nicchia Beauty, sai quanto è grande? Make money with friends, dici? Sì, ho visto delle cose adesso su Luisa Via Roma, perché è un brand posizionato offline, anche tanto offline. Luisa Via Roma vende soprattutto online, è posizionato anche fuori, ok? Sta anche nelle strade principali di New York, sta... Salvatore l'ha messo anche su... Io mi occupo della parte online, della parte offline se ne occupa Salvatore, e ce l'abbiamo ad esempio al Dubai Mall. Al Dubai Mall, negozi hype, trovi McMahon, posizionati anche offline.
Come consigli di trovare una community per parlare di business troppo anche da minorenni? Oh, Cassandra, se tu sei minorenne, non capisco questa parola anche per minorenni. Cosa hai in meno? Cioè, non è una roba di sesso più 18 con barrato in rosso. Cosa vuol dire? Vale anche per noi che abbiamo acquistato Summer e ci stiamo formando. Yes. Non c'è per una settimana? Ancora, Gennaro. Ciao Luca, c'è il modo per cambiare business manager e continuare con lo stesso store dove hanno bloccato il primo, perché ho problemi con il passaggio del dominio rimasto nel vecchio BM. Devi cambiare dominio perché nella maggior parte dei casi tu hai fatto la verifica del dominio, cioè o lo stacchi dal vecchio, ok, o lo stacchi dal vecchio BM e lo riconfiguri con il nuovo business manager, oppure non puoi. Ok, attualmente vendono tantissimi BM dove vi mandano i doppio link, entri dentro e ti sei preso il BM. Ok, state molto attenti, partite low, fate una campagna per like, per interazioni sulla pagina, andate un po' più low e partite. Formazione fondamentale, ma ricordiamoci che il secolo dei creativi, bisogna metterci idee personali, se prendi la foto di AliExpress e ti credi di aver fatto, cambia mestiere. Giuseppe, non c'è cosa più giusta, bravo. Cos'è il COD? Pagamento alla consegna, signori, pagamento alla consegna, si può vendere prodotti ai ticket in Italia senza il COD ancora fattibile? Sì, è fattibile, ma con il COD vendi di più. Insomma, vendi anche prodotti su Amazon? Sì, vendo anche su Amazon. Oltre ai miei libri, perché i miei libri io ne vendo tantissimi. In organico, poi neanche faccio pubblicità. Ovviamente c'è un personal brand dietro forte. Ne stanno uscendo anche altri di libri, perché ogni tanto la sera scrivo, metto insieme un po' di roba, poi c'è il team che formatta e mette su Amazon. Oltre ai libri ho anche dei prodotti posizionati, sì. Cash on delivery, esatto, ragazzi. Fornitori digitali, ce li hai, ragazzi, all'interno di Summer Advanced Training vi abbiamo messo una piattaforma dove mettiamo noi i prodotti digitali, li scaricate e li vendete. Se volete un prodotto personalizzato, su richiesta ve lo facciamo. Ottimo, ragazzi. Dropshipping, non pensi che sia un business più dinamico e veloce invece del private label che lo sforzo? Giorgio, il dropshipping, porca miseria, non è un business. Il dropshipping è un sistema di fulfillment. Il dropshipping non è un business. Ripetete insieme a me. Il dropshipping non è un business. È un sistema di fulfillment. Per arrivare a fare i private label, devo iniziare a testare attraverso il sistema di fulfillment dropship. Io capisco che vi abbindolano di cose e la gente non capisce un cavolo di nulla e lo zio Valori, nonché il sottoscritto, deve sempre sopperire all'ignoranza altrui. Il dropshipping, si parte sempre in dropshipping. Non partirai mai in private label se non sai se il tuo prodotto, il mercato lo vuole, non sai come comunicare, non lo hai testato, non sai un cazzo di quel prodotto. È l'errore più grande che fanno la gente, gli imprenditori che vengono in consulenza. Senti Luca, sto mettendo 350.000 euro su questo prodotto, sto creando questo brand. Bono! Ok, capisco che magari puoi anche essere milionario, ma se tu non capisci nulla, non conosci il mercato, non sai come comunicare, non sai come testare un prodotto al mercato, non sai valutare un mercato, se tu non sai queste cose, ti butti così, probabilmente stai rischiando tanto, perché quel prodotto, magari del tuo prodotto, anche se per te va bene perché tuo zio, tua nonna, il tuo amico l'ha comprato, magari quel prodotto, del tuo prodotto, il mercato non gli interessa. Al mercato non gli interessa, tu esci con quel private label, hai investito quasi 500.000 o gente anche che ci investe, gente che investe 1 milione di euro su brand che poi falliscono, ok? Perché semplicemente dicono, io ho il potere, ho 1 milione, parto subito, parto a bomba. Non è così, perché il ragazzino con 0 euro formato, che sa testare un mercato, sa fare una ricerca di mercato, sa valutare il mercato, in un anno ti batte, ottiene molti più risultati e fa più soldi di te. Ok, quindi bisogna formarsi e il dropshipping è un sistema super valido da utilizzare all'inizio. Non potete partire dal private label, quindi dropshipping si testa, prodotto, nicchia, mercato, si testa, poi successivamente, eventualmente con i soldi generati o con investimento, si investe su packaging, customer service, team, sulla brandizzazione del prodotto, del brand, eccetera, eccetera. Non così, ragazzi. I coach aiutano anche a creare una comunicazione attorno al prodotto. Sì, non è che te la fanno loro, attenzione, non è che te la fanno loro, perché sarebbe te la possono pure fare, ma sarebbe inutile per te, perché rimani ignorantone.
Ok, devi imparare. Sessioni come Max, ma è da febbraio che escono più aggiornamenti. Quando lo aggiornerai? Sono usciti, Max. Riapri il corso. Riapri il corso. Gli ultimi aggiornamenti sono usciti su... sono usciti su Checkify, se non sbaglio, su Checkify una settimana fa. Quindi... E 2 mesi fa sono usciti gli aggiornamenti sui fornitori. Ok, me li ricordo ancora. Quindi apro il corso e studio. La domanda che voglio farti è, per iniziare preferisci l'agente tipo Upwork o aziende come Droppi? Quando inizio preferisco un agente in Italia, se c'è, o un agente cinese. Udroppi no. Inizialmente era partito bene, poi si è un po' perso. Che store di adesso sono mercato Italia, con quale nicchia? Allora, store di adesso, c'è un test che stiamo facendo. Partito bene in Italia, siamo andati in Francia, poi mercato tedesco, quindi Austria, Svizzera, Germania, poi UK, no, UK no. Su questo poi abbiamo fatto Spagna e così. Quindi sono un po' ovunque. Cosa ne pensi del cold calls come metodo gratis per ottenere se media in una social media marketing agency? È l'unica cosa che non devi fare mai. Ok, le cold calls non servono assolutamente un cazzo, non chiudi clienti, rompi le palle alla gente, ti attaccano il telefono e ti becchi solo vaffanculo. Quindi no, non te le consiglio. Assolutamente no, ragazzi. Occhio, occhio a ste robe, ragazzi. Nei corsi vi insegnano male o non sono aggiornati, vi insegnano male. Occhio. Occhio, call calls, ragazzi. Non potete rompere, ma ve ne rendete conto che non potete rompere le palle alle persone? Non potete rompere i coglioni alla gente. Uè, ciao, sono Eti, hai visto, ti posso offrire questo servizio? Sei interessato? Vaffanculo, ma chi ti conosce? Ma c'hanno pure ragione. Hanno ragione, non potete stare lì al telefono a rompere le palle alla gente. Non ci siamo. Ok. Quale percentuale risparmiare? Risparmio io? Di risparmio 60-70%. Il resto mi serve per vivere e l'altra parte la investo. 40% che a 100.000 euro ci compra 2 classe A e perde tutto. Incredibile. Incredibile. Cosa ne pensi dall'iniziare con Amazon FBA? È ottimo Gianluca, però ce l'hai 100.000 euro da investire, perché su Amazon FBA per mettere a mercato un prodotto, per posizionarlo, sai quanti soldi ti servono? Soprattutto adesso che hanno messo le recensioni condivise nei vari paesi, tutta una serie di cose che ti servono sempre più soldi per posizionare un prodotto. Ti servono tanti soldi d'inizio, ragazzi. È così, fine, è un dato di fatto. È così. Ok. Con il dropshipping parti senza investire un euro. Mentre non riesci a trovare su Apple, Facebook o altrove, ho il mio team che ce li ha ormai da mesi e mesi, e comunque sì, li trovo anche su Alibaba, ad esempio. Su Alibaba. Stock a terra in Italia, bisogna pagare l'IVA, sì, teoricamente sì. Praticamente in poco tempo. Non intendevo che è l'obiettivo, io la penso in grande, però all'inizio, cioè i primi 2-3 mesi, farà anche i primi... Certo, certo, come no? Cioè, nel senso, sono serio, certo. Già fare 5-10.000 euro di netto al mese, ragazzi, è tanto, eh? Cioè, è tanto. Ok, però ci dovete arrivare. Ok, sapete quante poche persone fanno 5-10.000 euro al mese in Italia? Lasciate per pochissime, pochissime. C'è un cioè, ci sono dirigenti di banca che neanche ci arrivano. Anzi, la maggior parte non ci arriva. Crypto sui 2 store? No. Pagamenti crypto? Assolutamente no. Che perché attualmente apparirebbe un po' scam. Non a caso, Cristiano, pagamenti cripto le vedi soprattutto su cose abbastanza black. Ok, non dico che non è una roba valida, però secondo me non è ancora il momento. Troppo presto. Come hai fatto ad aggiungere il tuo nome nella live? Sto con una piattaforma che vado live sia su YouTube che su Facebook. Così. Ma ho abbandonato perché non ho budget per iniziare. Luca, ho preso il tuo corso, ma ho abbandonato. Mattia, non hai preso il mio corso, perché inizio, spiego anche, avete visto anche delle recensioni che mi hanno inviato di persone, studenti che hanno fatto budget, quindi hanno creato un'entrata senza investire un euro. Ora, il discorso è che tu non hai budget e hai il corso, puoi generare soldi da zero senza investire assolutamente un euro. Quindi sono scuse, cioè ti stai ripetendo delle scuse, io non ho soldi. E per fallire, semplicemente, per smettere, per abbandonare. Ragazzi, molti miei studenti stanno vendendo tantissimi servizi, si stanno formando e stanno facendo soldi senza investire un euro, poveri in canna, ormai non più. Ok, coach anche in chat, buonasera Marcello. I like la live, ragazzi, però quanto cazzo è vero quello che hai scritto.
valori funziona benissimo anche lo ticket perché dici che non è profittevole. Va bene, ma cioè, un giorno ti aumentano le CPA, stai nella merda. Cioè, va bene in testa, ma poi lo devi aumentare, cioè devi avere un obiettivo per aumentarlo. Cioè, ragazzi, un prodotto da 39 euro, cioè un giorno ti si alzano le CPA a 15 euro, che fai? Stai nella merda. Ho lavorato veramente tanto, 4-5 ore della notte, provo a vedere un minimo di risultato, ma nulla ha perso motivazione, non so come riprenderla. Mattia, vai a vedere le lezioni iniziali. Non hai preso Summer, hai preso Flat forse. Ok, vediti la lezione gratuita per creare budget da zero. Penso di Matteo Cristina, ti sembra affidabile, ma chi è? Non fate nomi, ragazzi, perché c'è il mio team che vi leva i commenti. Ok. Hai dato qualche pezzo, fidate, cosa hai studiato, quanto budget avevi, ma soprattutto decisi. Sì, infatti, ragazzi, Mattia Dracqua, abbandonare non esiste, formati, esatto, non esiste, ragazzi, abbandonare non esiste. Sono grande, ti stimo, mi sono candidato come vittima per la possibilità di poter contribuire al successo della vostra azienda. Andrea, manda a term@valoreliquainternational.com, non me ne occupo io, fanno tutto loro. Cosa ne pensi di marketplace? Dipende, che marketplace, che ne pensi dei test broad? Sui prodotti digitali funzionano, sui prodotti fisici un po' meno, cioè broad, campagne broad, così. Preferisci prodotti digitali o fisici? Preferisco in assoluto prodotti fisici con upsell prodotto digitale. Cioè, ragazzi, partiamo dall'inizio. Che fornitore utilizzi per tutti i tuoi private? Sono diversi fornitori. È lucrabile, si è fatto bene. Occhio ai vestiti, ragazzi. La nicchia abbigliamento è difficile, non è facile, ragazzi. La nicchia più difficile, eh? Cioè, avete varianti di taglie, varianti di colore. Cioè, occhio. Ci fai vedere meglio i tuoi occhiali poggiati in testa, no? Sono i Louis Vuitton, ragazzi. Questi sono pure custom, personalizzati, che ci ho fatto mettere la lente blu. Cazzo, devo andare pure dal parrucchiere, che c'è una chioma, ragazzi, che qua forse lavorare. Entino Donatella Versace nell'intervista ha detto da quando c'è il Covid. Sì. Hai sentito anche il fatto che lei dice: ho messo prodotti più facilmente acquistabili, tipo magliettine, t-shirt, così possono acquistare molto più facilmente, posso upsellare, posso mettere in cross-sell, cioè, ovviamente non fanno sconti, però li posso smistare se le comprano. Cioè, persona spende, non so, 3.000 euro sullo store, si prende anche la maglietta, per dire. Quindi ha introdotto anche prodotti, non dico cheap, ma prodotti molto più semplici dall'acquisto impulsivo e veloce. Prodotto ai ticket in Italia senza CD è ancora fattibile. È fattibile, ragazzi, ma se mettete il CD fate di più. Luca, il CD non è essenziale. James Leon, non è essenziale. Sì, non è essenziale, se ce l'hai converti di più. È un dato di fatto, cioè, è un dato di fatto. Cioè, ragazzi, non ascoltate gente che fa 5K e vende i corsi. Ok, sentite gente che fa i milioni e su più analisi vi può dire le cose come stanno. È normale in Italia è un popolo che acquista molto in pagamento alla consegna, soprattutto se avete un prodotto a ticket. Ok, immagina tu, c'è un brand solido, strutturato, influencer marketing, ovviamente le persone che fanno troppo non possono avere, non hanno skills in questo, cioè fanno il prodottino, le ads, fanno 2 lire e vanno avanti. Ok, se tu hai un brand solido, eccetera, hai ticket. Cioè, tu immagina far aspettare il cliente, cioè tu immagina compri un regalo da Dyson e ti arriva in 10 giorni, che poi in 10 giorni vuol dire che sono 2 weekend e capace salta e va al prossimo weekend. Cioè, tu capisci che ti cala il brand, cioè non va bene. O ti ordini l'iPhone, non in fase di lancio, ma ti ordini l'iPhone o magari un MacBook e ti arriva dopo 10 giorni. Cioè, non sta, o ordini da ASOS, da Shein, che ti l'ordine ti arriva il giorno dopo, praticamente. Pensa dopo 10 giorni. Cioè, tu hai cambiato proprio. Cazzo, hai cambiato stile d'abbigliamento nel frattempo. Grazie, è tanto. Ok? Chi vi dice che va bene in 10 giorni è perché non gli interessa nulla del consumatore finale. Primo posto, il vostro consumatore finale. L'obiettivo è che ritorni indietro. Ok? Basta pensare sul breve termine. Cazzo, devo lucrare questa settimana e poi sti cazzi del cliente se gli arriva in 10 giorni con il pacchetto cinese che puzza di merda. Ok? Voi dovete pensare che il cliente, quando arriva nel vostro store, deve essere felice. Quando gli arriva il prodotto a casa, è sopra le sue aspettative. Quindi lo manipolate all'acquisto, ma quando gli arriva il prodotto a casa, dice: cazzo, questo prodotto è sopra le aspettative, cioè sopra la manipolazione che mi hanno fatto addirittura. Ok, questo fa sì che al prossimo prodotto che voi andrete a mettere nel vostro store,
SMS bump, fate una campagna, un broadcast SMS, un broadcast mail, campagna mail marketing, eccetera, retargeting sui pubblici che avevano già acquistato, vi ricomprano, ragazzi, vi ricomprano e ci avrete delle CPA ridicole. Ok, questo è, non lo storello. Che cosa ne pensi di marketplace? Che marketplace? Dimmi. Ciao, zio, ho trovato un fornitore di spedition, ciò, dimmi, T4 e ti danno i soldi in 4 giorni, uso in 10 giorni e sempre andare. Vuoi testare? Ottimo, vedi. Chissà, risultati tangibili. Chissà perché. Grande, grande Gabriele. Se ho vendita di ebook va bene per iniziare? Sì. Prodotto fisico, sellate, prodotto digitale, ottimo. Che siti validi conosci per vendere gli store oltre Exchange e Flippa? E te stesso. Te stesso li proponi nei gruppi. Budget per partire con i prodotti digital, parte all'inizio, devi testare, quindi quando hai messo 200 euro in azienda, 200 euro, capisci dopo 2-3 giorni se il prodotto va o no, ma puoi spendere anche meno. Tu calcola le pagine da 500.000 follower di nicchia, ti chiedono 10-15 euro per una storia, quindi puoi testare anche con meno. Tenere dal vento, facevi 5 test a bomba, semplicemente col supporto, non abbassi, esatto, Matteo, dobbiamo mettere d'accordo. C'è ragione. Come consigli di fare testing su un private label? Vestiti, visto il testing, lo fai prima in drop, non dopo in private label. Pasquale, lo fai dopo. Il private label nasce una volta che siete sicuri al 99,9% che quel prodotto vende, non prima. Cioè, le cose che vi dicevo in Ecomex, ok, ad esempio, fare un brand, un private label, se volete fare il private label da subito, bene, senza passare dal dropshipping, bene, ok, lo sapete come si fa? Voi costruite graficamente tutto il brand, super figo, Photoshop, utilizzate quello che vi pare, fate il brand, lanciate campagne, influencer marketing senza prodotto, oppure prendete il prodotto non brandizzato e glielo inviate, portate ordini allo store e poi li rimborsate. Però avete testato il prodotto, a quel punto tirate fuori i soldi per andare a prendere lo stock, non prima. È imprenditorialmente, è sbagliato, cioè... Anche se c'è 1 milione, 10 milioni da investire, 20 milioni da investire, non importa, è sempre un processo che deve essere fatto. Fine. Non ho ancora capito cosa è Summer dopo sales page e chiamato il consulente. Giorgio, allora non so che dirti, cioè più facile di così. Che ne pensi del settore relax, calzature, made in Italy? Non mi piace troppo. Perché c'hai, cioè, scarpe ASOS, brand grossi, cioè c'è una concorrenza folle. Cosa ne pensi di trasferirsi dall'Italia a Londra con il dropshipping? Va bene, inizialmente va bene, certo. E attenzione alle persone che vogliono andare a Dubai. Guardate che voi andate a Dubai, cioè dei problemi con PayPal, TransferWise non ve lo aprono, Revolut non lo potete avere perché non è aperto, Revolut non lo potete, carte digitali, N26 non c'è a Dubai. Quindi siete obbligati a farvi un'altra società tipo Delaware, tipo UK, e quindi siete di punto a capo. Quindi potrebbe essere una soluzione andare in UK, ad esempio. Ok, se non volete fare delle strutture più ampie, avete più budget, eccetera. Zio, ma dopo quanto consigli consulenza? Dopo i primi risultati, c'è gente anche dall'inizio che viene, fa la consulenza col mio team, che costa anche meno. Quindi fai con il mio team e poi scali con me. A livello strategico ormai sono io, e a livello tecnico le prime cose banali lo fai con loro. Il problema del milione l'ho raggiunto a Lussemburgo, sì. Come hai detto, avresti raggiunto il milione così velocemente anche in Italia, poi ci avresti messo molto di più. Ma anche in Italia, guardate che io a Lussemburgo, cioè, Lussemburgo e Italia, cioè, l'ho raggiunto specialmente per il fatto che avevo una casa, un tetto, dove potevo isolarmi e dove mi sono isolato anni. Non è una questione di paese, perché tanto ero a Lussemburgo, in Italia comunque non uscivo. Comunque stavo lì in mansarda, non uscivo mai. Studiavo, applicavo, testavo, spendevo budget, andavo a zero, ritornavo sopra, comunque quello era. Che io stavo a Lussemburgo, Stati Uniti, Dubai, sempre quello era. Cioè, tanto comunque non uscivo. Cioè, fuori non uscivo, quindi. Ma questo discorso va fatto se si ha del budget, perché inizialmente è praticamente impossibile. Che senso, Lorenzo? Quando inizi a fare, ragazzi, il budget si crea da zero online, fine, non è così, fine. C'ho testimonianze, centinaia di testimonianze di studenti che con 0 euro, senza investire un euro, hanno creato il budget attraverso le competenze all'inizio. Così, ragazzi, cioè, ormai una, cioè, l'ignoranza, cioè non fare le cose, ormai non è, cioè, non è una sfiga, ok? È una scelta, non è una sfiga, è una scelta. Rimane con lo stock su un prodotto che non vende, esatto Alessandro, perché rimani con lo stock sul groppone e poi hai perso soldi.
Solo chat su Facebook. Grazie, consiglio, zio Luca. No, leggo anche su YouTube, ragazzi. Ma 10 sono ancora pochi. Grazie al consiglio, sono king. Luca, cosa ne pensi di Malta per iniziare un business offline online? Malta, oddio, può andare bene, ragazzi, però tu ci, Federica, tu ci vivresti a Malta? A me non piace. Sono una grafica, faccio tutto io, vendo gigantografie create da me in forex con foto di città in tutto il mondo, panorami insieme ad accessori e upselling. Quali interessi posso testare per le ads? Grazie Luca. Sara, tutte le robe arta, art, cioè quadri, arte, sculture, lusso, brand di lusso, soprattutto se sono high ticket, poi quadri, Sara. Tipo, avete visto i quadri personalizzati Louis Vuitton, Chanel, quelle robe lì? Stanno andando un casino, ok? Stanno vendendo un casino. Alcuni miei studenti hanno brand in private label. È stato degli studenti che stampano, mettono in cornice con la stampante, stampano sul foglio, mettono in cornice e spediscono. Cioè, immaginate quanto sia semplice anche la cosa. E questi interessi, ragazzi, Gucci, Louis Vuitton, arte, questi qua, poi andate sui suggerimenti e ne testate 30. Io come collego Wise US e al conto PayPal italiano, non c'è l'opzione, consiglio di collegarlo anche al conto banca. Wise US, perché è Wise US? Perché c'è una società in Delaware, New Mexico o Canada, perché lo devi collegare al conto bancario italiano? Fatti un conto bancario estero, se no che l'hai fatto a fare? Salutami Marco. Quando è iniziato? 17, 18. Avevo 17 anni, genitori che non supportano, mi consigli di fare. Non ascoltarli, continua a studiare. Monte Carlo è un buon obiettivo? Sì. A me non piace, cioè piace più, molto di più Marbella rispetto a Monte Carlo. Però sono scelte. Ne ho fatto 16 anni, i miei sono posceri qualche giorno fa, ho provato a chiedere se potevo farmi una 26 Revolut a nome loro. Mi hanno detto di no, mi hanno detto che le solite cose, pensa alla scuola, se sei fatto a casa al PC, cioè se dirmi qualche consiglio ne ho bisogno. Teo, hai un canale intero YouTube dove ne parlo. Sono i tuoi genitori, ma il discorso dei genitori, ragazzi, non è che i vostri genitori ve lo dicono perché vi vogliono abbattere, cioè perché non vogliono il vostro successo, ve lo dicono perché vi vogliono bene. Questo settore, capite bene che una persona di 50 anni, cresciuta per 50 anni con una mentalità, vede il figlio di 15 anni, 16 anni che gli parla di tutta, cioè di un altro mondo, un mondo parallelo, non può capire, cioè vi dice di no, ok? Vi dicono del lavoro fisso, del posto fisso, non, a parte non capiscono che il posto fisso, il contratto indeterminato, non esiste più quella roba, cioè le aziende ormai assumono sotto contratto, vi fanno aprire la partita IVA, vi fanno il contratto, vi possono buttare fuori quando vogliono, in più ci dovete pagare le tasse sul vostro stipendio, quindi peggio cosa proprio. Tralasciando questo, non dovete ascoltare, cioè non li chiedere N26, non li chiedere Revolut, tu studia, falli vedere i risultati, ok? Guarda, ho studiato negli ultimi mesi, ho creato questo, ho fatto questi risultati qui, sono riuscito ad ottenere questi risultati qui, lo facciamo? Andiamo? Facciamo un'aziendina, che ne dici? Ok. A livello di burocrazia Lussemburgo rispetto all'Italia. E burocrazia sì, tassazione è sempre alta a Lussemburgo, me ne sono andato apposta. Che nicchie sono i tuoi private? Varie nicchie, beauty, varie nicchie. Ciao Luca, ho uno store in drop nicchia beauty, ho testato campagna bio con 10 asset, 5 euro l'uno, con interessi diversi, 4 giorni di test ma solo 50 click, rivedi con il tuo coach Luca, non so che vendi, a chi vendi, come vendi, non so nulla, non so come hai fatto ad avere questi risultati così tardi. Perché prima c'erano informazioni di merda e nulla, però nel giro di 2 anni ho fatto dei risultati assurdi, cioè svariati mesi con 600.000 euro di fatturato in un mese, cioè quando sono incominciato a tartassare con i risultati non ho mai mollato, quindi ho recuperato tutti gli anni. Però ragazzi, prima, cioè quando io ho iniziato c'erano dei corsi da 20 lezioni a 500 euro, cioè per farvi capire io da dove sono partito e quante informazioni scam prendevo, perché ho comprato i corsi di tutti, ok? C'era un drive, un disk con tera e tera di corsi comprati, c'era tipo 100-150.000 euro di corsi, consulenze registrate e tutto. Cioè immaginate, i primi corsi che prendevo io erano 20-30 lezioni a 500 euro. Cioè immaginate voi quanto, magari avessi avuto un Summer Advanced Training, il mio corso 300 più, ma magari...
ma magari avrei almeno 10 milioni in più. Sì, ho scritto dietro al muro, sono le scritte che vanno di più. Yes, sì, sono top. Stanno andando, vanno forte. Comprate pure io, figurate. Ragazzi, i genitori vogliono bene, ma per 30 anni si hanno perso. Esatto. Non, ma lo dicono perché vogliono bene, però non possono capire determinati processi, determinate cose. Vendo la spazzola a ultrasuoni. Ok. Contatta i coach. Genitori delle due prove. Sì, su tutti i miei store, anche in dropshipping test, c'è l'inbound WhatsApp. Sempre. E c'è un customer service che sono anche venditori. A Londra isolarmi come consigli tu con un 5-10k per investire nel business anche. Vabbè, sono tutti brand abbastanza grossi, devi saperla gestire. Il mercato è cambiato, la differenza tra adesso e 3-4 anni fa, chi non lavora bene è fuori dai giochi, quando è difficile inserirsi in una nicchia potenzialmente profittevole oggi. Abbastanza facile. Abbastanza facile perché il semplice fatto che ci sono tantissime persone che acquistano online. Ci sono tante persone che vendono, tanti brand. Cioè, io vedo, c'ho degli studenti, cioè io vedo degli studenti, anche in mentorship mi vengono, con 5 store completamente uguali, identici, cazzo, vendono tutti e 5. Oh, incredibile, incredibile. Importante vendere prodotti broad, quali criteri per il tuo prodotto vincente? Prodotto vincente cosa? Non esiste il prodotto vincente, semmai è uno store brand vincente, con la comunicazione e tutte le cose annesse, cioè non è il prodotto. Grazie mille Luca, mi sono abbastanza contro il posto fisso, sono abbastanza contro il posto fisso, dato che sono due liberi professionisti, ora fa architetto, mi stanno per quello che dico, insegnante da te, grazie esistere, ottimo, è una fortuna. Genitori che vi liberi professionisti, che sanno come gestirsi il loro lavoro, di portare sempre più clienti, pagamento di tasse, si vedono tutto loro, cioè vi possono dare molto, vi appoggiano molto di più rispetto a un dipendente che ha fatto il dipendente per 50 anni. Luca, hai fissato un commento fisso questo. Sapere live, sì. Farlo entrare in questo mondo ha molta creatività, esatto. Quindi capito ragazzi, così io me ne vado, abbiamo fatto un'oretta di live, ve la lascio anche su YouTube ragazzi, devo andare a lavorare, Summer è ripartito il countdown, entrate, vi rilascio tutti i link qui sotto, e nulla, anche perché è la prima live che lascio su YouTube, vediamo un po' come performa, ma in genere la lascerò. Ok ragazzi, qua ordini Shopify a manetta. Ok, signori, bene, io me ne vado che devo anche lavorare, c'ho tantissima roba da fare. Ci vediamo alla prossima live, ragazzi. Mi raccomando, buon lucro e studiate. Ok?